sono 3 km 800 metri a nuoto, 180 km in bici e 42 km di corsa, cioè una maratona. Eccola qua, quella cosa, quella sfida che nella mia vita almeno una volta vorrei fare. Nessuno dice che sarà facile, ma io dico che sicuramente sarà indimenticabile. Allora, l'obiettivo è quello di arrivare a Maratona a settembre. Quindi vuoi arrivare al top lì? Esatto. Per avere dei buoni risultati c'è dietro moltissimo, un grande allenamento e una grande fatica. Poi però quando si arriva al risultato, è anche un buon risultato, hai una grande soddisfazione. Ufficialmente iscritto al Ironman Emilia Romagna 2022. Siamo pazzi. Mentalmente su una gara lunga come l'Ironman, finiti i 180 km, mi verrebbe da dire boh basta, cioè finito qua. Invece magari il fatto che tu sei in gara ti riesce quello a dare quella marcia in più per poter iniziare a correre, certo, e pensare ancora a una maratona. Allora tu hai fatto una domanda che potremmo parlarne per ore, però è sicuramente interessante, è una domanda più che corretta. Allora, con l'allenamento noi dobbiamo dallo sperare di al saper di saper fare, quindi questa sorta di positivismo della ragione è dovuto al fatto che ci alleneremo per arrivare pronti a fare tutto. Da un lato ci testeremo già, anche se l'arma in un certo senso è inallenabile, o meglio ci alleneremo fino a un certo punto, perché poi se no correremo l'arma in allenamento e ciò non va bene. Quindi un lato il positivismo dell'allenamento, della razionalità, dall'altro lato conta sempre che dal punto di vista mentale ed emotivo cambia tutto tra l'allenamento e la gara. So che anch'io mi dicevo, ma come faccio adesso a fare l'arma? Ce la farò mai, ero qua nelle campagne qua, la dico no. In gara cambia tutto, sei travolto giustamente, sei pieno di endorfine, di adrenalina, il tuo corpo si prepara alla battaglia producendo delle sostanze, degli ormoni. Come sappiamo la nostra mente mente, quindi comunque sia in gara cavalcherai tutte queste emozioni e quindi ti sembra tutto molto naturale. In gara tu devi vivere il qui e ora, so, quando nuoti pensa a nuotare, pensa a quello che devi fare in acqua, quando andrai in bici sapremo, saremo lucidi, saremo consapevoli, quindi alimentazione, cibo, aspetto quali quantitativi, cosa devo bere, acqua, sali, barrette, panini, gel, ogni quanto, respiro, un check continuo su come sto, quindi ci sarà un check continuo e starei lì. Quando inizierai a correre inizia un'altra gara ancora, cioè l'errore più grande che puoi fare è all'ottantesimo della bici o al centesimo o al 120esimo dire cacchio, mi sto a fare con la 60 e 42 non ce la farò mai. Ecco, togli da te questo pensiero, vivi il qui ora, perché a parte che esiste solo il presente, passato e futuro esistono, quello che tu stai vivendo adesso, no? Resta una proiezione, e sia perché lo vivrai poi dopo, se non farti un problema adesso che poi accadrà dopo, sia perché magari non accade, quindi è una proiezione tua, sia perché poi quando ci sarà ci penserai dopo, inutile mi faccio le seghe mentali adesso. È la risposta a tante sfaccettature. Per assurdo è molto più difficile allenarsi che poi fare la gara, perché l'allenamento prevede tutta una serie di cose, giorno prima, giorno dopo, se da solo, lavoro, stanchezza, recupero, commissione, bla bla. Tu il giorno della gara devi solo fare quello, non pensare ad altro. Poi pensa pezzo pezzo, ecco. Noi sappiamo che la performance si basa su tre pilastri, come se fossero le tre gambe di uno sgabello: la metodologia di allenamento, l'aspetto quali quantitativo del cibo, quindi dell'energia che abbiamo dentro, perché aiuta a potenziare certe qualità piuttosto che non. E poi la terza parte è cosiddetto il rinforzo psicologico, ossia chiamiamolo l'automotivazione, la motivazione, il training autogeno, poi ha tanti nomi, no? È un po' la profezia che si autoavvera, un po' perché qua ci insegna appunto la psicologia costruttivista, da cui arriva la psicologia del lavoro, quindi la psicologia dello sport, questo appunto aiuta a creare la realtà che poi avverrà. Quindi è vero che 42 km di corsa è sempre 42 km di corsa, quindi non è che mentalmente tu produci la realtà che crei, quindi diventano 20, no, sempre 42 sono. Però cambia il modo in cui puoi vivere. Puoi viverli aggredendoli oppure con la coda tra le gambe e cagandoti sotto. Questo dipende da te, sì. Non c'è una verità, c'è il tuo modo in cui giungerai, e quindi ci vanno tutte e tre questi aspetti qua, quindi metodologia, l'alimentazione e poi il rinforzo psicologico.
Tu mettiti in questa piazza qua, adesso sono le 6 di sera, ti metti dalle 6 del mattino alle 6 di sera. Pensa a quante cose cambiano. La luce, la temperatura, caldo e freddo, magari piove, non piove. Ecco, tu durante queste 12 ore, tu fai un triathlon. Incognite su incognite su incognite, quindi per quello bisogna anche essere preparati mentalmente e metterci la giusta cornice, perché il triathlon sprint o la va o la sta, però non è un... può succedere talmente tanto in 12 ore, tu devi essere pronto che è anche normale che succeda di tutto, okay. Cioè non è la sfiga particolare, è normale, c'è stato il vento, pioveva, ragazzi, questo è outdoor, è triathlon, cioè questo è okay. All'aperto, fatto in una porzione del mondo di regione temperata, come si dice, succede di tutto, è normale. Però bisogna essere anche in sala estera, in un certo senso mentalizzati a tutto ciò. Io da un lato ho anche pensato meglio a quello che mi è successo da Rona, che sono caduto, e quindi forse potrebbe essere che sia un pelino più preparato proprio per l'inconveniente in una gara più importante. Certo, tutto ciò che ti accade non ha valore assoluto, ma ha valore in base a come lo vivi tu e cosa te ne fa di quello che ti succede. Succede una cosa, ci sto male, mi chiudo, tutta una merda. Mi succede la stessa cosa, però sai che mi è partita una spia che forse se facevo in quel modo là, perché alla fine non è così negativa perché ho preso quella cosa e quindi quella roba è stata utile. Non c'è nessun percorso di crescita di successo senza errori, cioè l'errore fa parte del crescere, non puoi crescere senza fare errori, non puoi. Io quando facevo l'atleta mi piace un po' questa immagine perché secondo me c'è tanta verità. Io non ero tra i più forti, ero semplicemente tra quelli che erano sopravvissuti ai fallimenti, alla demotivazione, alla voglia di dire tutto sbagliato, dire non ce la farò mai. Ecco, se riesci a sopravvivere lì, sopravvivi e migliori. Figa sta cosa. Questa è una cosa molto... Uno pensa all'atleta come un grande vincente, invece è un grande perdente. Però uno che è riuscito a sostenere la sconfitta, a farla propria, a darle un significato, a utilizzarla e a non vederla come un autogiudizio, perché poi tutte queste cose che ti sto dicendo ahimè non te le insegna ancora nessuno, sono un po' lo sport forse, però anche io sport le impari più da te, no? Manca ancora molto secondo me questo modo di vedere lo sport, no? Si pensa tanto ai watt, sei importante, ma certo è fondamentale, però siamo esseri umani con delle emozioni, quindi tutti questi numeri vanno calati in questo animale che è l'essere umano, pieno di emozioni, sensazioni, cultura familiare, sociale, del nostro tempo. Noi non siamo robot, siamo esseri umani con dei sentimenti, delle proiezioni, questo è fondamentale. Tu la stessa gara puoi vederla come una merda o un fallimento, dipende anche dalle proiezioni che hai. In uno ti senti un perdente, nell'altro ti senti uno invece che ha vinto. Quindi quando riparliamo della terza gamma, la parte mentale, tutto questo è una cosa molto grande, non è l'ultima cosa psicologica, non mollare. No, la psicologia non è non mollare, cioè è tutta una roba. Io ti sto offrendo tutta una serie di password in questo momento, poi troverai tu la tua. È quella che è giusta per te, lo sei solo tu. È inutile scimmiottare un altro, è inutile, è una cosa stupida. No, tu devi trovare te stesso, devi essere te stesso, devi vivere almeno di come tu stesso sei fatto, sei stato educato, hai vissuto i tuoi obiettivi, questi non li so, però devi saperli tu. O me, trovi insieme. Yeah, very good. Vai. Grazie, coach. Vai. Vai.